Fulminacci, concerto del 1° maggio, beh, diciamo che per un romano è una soddisfazione, credo doppia, addirittura tripla, potersi esibire su questa piazza. Beh, devo dire di sì, assolutamente, perché oltre all'emozione c'è anche proprio anche una responsabilità, ed è bellissimo. Anche perché arrivarci così giovane, però arrivarci comunque con consapevolezza, non è poi così, così scontato oggi. No, non so se ho consapevolezza, sto realizzando in questo momento quello che è successo. Non so neanche se è vero in questo momento. Io guarda, parlo di consapevolezza a livello proprio musicale, perché comunque ne abbiamo già avuto modo di parlare quando ci siamo incrociati a Milano per presentare il tuo disco. Io credo che la tua sia una musica davvero consapevole, dove comunque a volte anche l'accettazione di un certo tipo di limite può portare quel valore aggiunto anche nella vita di tutti i giorni. Beh sì, io ci tengo a descrivermi esattamente per come sono, perché poi non sarei in grado di presentarmi diversamente, per cui la verità penso sia premiata. Parlando del concerto del 1° maggio, da romano, che rapporto hai con questa piazza? Hai avuto modo magari di vedere il concerto? Io immagino di sì, come tanti romani, e se hai qualche esibizione nel cuore. In realtà questa è la prima volta che io vengo a Piazza San Giovanni il 1° maggio, e il fatto che ci sia venuto da partecipante è veramente emozionante. Però insomma questa piazza la vedo quotidianamente, perché frequento la zona ogni tanto e mi emoziona vederla così allestita e appunto avere la responsabilità di esibirmi, e mi sono divertito, per cui. Anche perché la musica, lo sappiamo, spesso e volentieri ha un ruolo sociale, e io credo che comunque nella tua musica, anche con leggerezza, comunque i tuoi messaggi vengono portati in maniera davvero magistrale a volte, con una capacità di scrivere, una capacità di esprimerti che oggi non è così comune. Ti ringrazio molto, io guarda, dico quello che vedo, scrivo quello che vedo. Non esprimo in realtà, a differenza da come il testo dice ironicamente, opinioni. Io semplicemente vedo delle cose e le scrivo e le comunico. Questo voglio fare. Ma oggi secondo te quale deve essere il ruolo della musica? Qual è oggi il ruolo del cantautore? Ma non, secondo me comunque l'intrattenimento è qualcosa che serve in ogni tipo di periodo storico, in guerra, in pace, quando si è felici e quando si è tristi, è comunque un medicinale potentissimo che non si compra in farmacia, però secondo me può avere anche lo stesso effetto. Senti, ma a proposito di tutti i vari temi che vengono trattati qui sul palco del 1° maggio, credi davvero che la musica possa smuovere le coscienze come fece tanti anni fa? Questo non lo so, però intanto vedo che ha smosso le persone, proprio fisicamente, che si sono mosse, e questo già è tantissimo e crea un'energia positiva che agisce, secondo me, per il bene di tutti. Beh, io credo che comunque questo passaggio sulla piazza, anche il passaggio televisivo, abbia creato molta curiosità nei confronti della tua musica, del tuo personaggio, perché comunque tu porti te stesso, ma te stesso anche come personaggio, proprio come dicevamo spesso, con un certo tipo di sound e un certo tipo di messaggio. Ormai non vediamo l'ora che arrivi l'estate, anche per i tanti live che ti daranno protagonista. Certo, avrò tante date. Adesso l'11 maggio ho Putignano, in Puglia, e poi ho il Miami il 24 maggio, poi andrò addirittura a Bruxelles il 25 maggio e poi tutta una serie di date che ora non ricordo in maniera specifica, però insomma quest'estate sarà piena di lavoro e di divertimento. Quindi seguite il Music Italia, perché appunto avremo modo di enunciare tutte le varie date che faranno parte di quello che sarà la tua tournée estiva. Grazie mille, complimenti e buon 1° maggio, grazie, buona musica. Grazie a voi.